terzo round dei trofei Motostat 2014 verrà ricordato per sempre. È stato un weekend di fuoco con 10 belle gare al via, ma soprattutto un weekend nel quale sono state gettate le basi per un importante progetto di riammodernamento dei campionati organizzati da tre storici motoclub italiani: il Motoestate, la Master Cup ed il Centauro. Trofei che hanno fatto la storia del motociclismo italiano e che oggi hanno accolto l'invito del Motoestate partecipando ad un tavolo di lavoro, al termine del quale hanno annunciato l'intenzione di dare vita ad un torneo di finale tra i propri campionati, ai quali si accederà solamente per meriti sportivi. Un ritorno al passato, quando i trofei fungevano da selettive per accedere poi a titoli Sport Production. Una strategia che riporta il motociclismo ad una dimensione meritocratica, rimettendo al primo posto il concetto di competizione sportiva. Una novità annunciata ai 189 piloti iscritti al weekend di gara, che ha incontrato l'approvazione generale. Piloti che hanno saputo poi divertire il pubblico accorso sul tracciato di Franciacorta, dove mattatore del weekend è stato Luca Pedersoli, autore di due vittorie per distacco nelle classi 1000 del Motoestate e della Master Cup. Sugli scudi anche il parmense Andrea Manici, che nella 600 aperta del Motoestate ha colto il secondo successo consecutivo al termine di una lotta a due con Luigi Brignoli, che lo proietta al vertice della classifica di categoria, ma che soprattutto lo avvicina all'ambito premio in palio, l'iscrizione all'ultima gara del campionato italiano velocità. Bellissima la gara del KTM Dude 200 Trophy, dove i piloti giovanissimi al via hanno infiammato il pubblico con una gara in cui il gruppo di testa si è scambiato le posizioni dall'inizio alla fine. La spuntata Alessandro Costantino, che con questo successo si avvicina sempre più all'ambito premio di partecipare alle selezioni della Red Bull Cup. Grande successo per la moto di serie 600, che ha registrato il tutto esaurito e che ha visto tornare sul gradino più alto del podio un vecchio leone come Andrea Cherubini. Nella classe Naked i protagonisti del Motoestate si sono misurati con quelli della Master Cup per una griglia di partenza da altri tempi. L'esperimento è riuscito, i due campionati hanno punti di contatto e possono quindi pensare anche a questa categoria per la finale. Qui la vittoria è andata al solito Rudy Gaggiolo, sempre più specialista di questo tipo di moto. Prima vittoria della carriera per Francesco Bernoni nella Mini Open. Alla sua prima gara sulle Kit 3, il bresciano ha sfruttato l'occasione ed ha dimostrato che a limitarlo in precedenza era solo la sua vecchia 125, riesumata dai tempi della scuola per affrontare le precedenti due gare. Successo anche per la Race Attack, economicissima corsa di due manche corte sulla sola domenica, dove i partecipanti sono in continua crescita e dove si prevede il tutto esaurito per la prossima prova. Questa formula entry level vede al via quasi tutti i piloti provenienti dalle prove libere del pareggiamento, che hanno così la possibilità di confrontarsi in due vere gare con un livello di competitività amatoriale. Appuntamento quindi per il quarto round del Motoestate, sempre a Franciacorta, dove si correrà il 21 settembre 2014.